Oggi vi parlo di un argomento in cui il nostro paese è decisamente arretrato a livello culturale. Lo faccio naturalmente attraverso un libro, cioè questo libro, Resto Umano di Anna Paola La Catena. Anna Paola La Catena è una giornalista e una sociologa che ha affrontato già in diverse occasioni l'argomento di cui si parla nel libro, che è il cambiamento di genere. Resto Umano è la storia di Michela, oggi Miki, un uomo nato in un corpo di donna, ma non si è mai sentita donna, ha sempre saputo di essere un uomo e quindi si è sottoposta a tutta la serie di passaggi per il cambiamento di sesso. Il problema dell'identità di genere è un problema appunto su cui in Italia non si ha assolutamente una cultura. C'è una grande confusione a proposito di quello che vogliono dire termini come transessualismo, appunto le problematiche di identità di genere, l'omosessualità. Viene fatto un po' tutto un calderone di situazioni personali che sono in realtà diverse. Il non sentirsi di appartenere al proprio genere è qualcosa di diverso rispetto all'omosessualità. Un omosessuale si sente uomo oppure si sente donna, è semplicemente attratto da persone dello stesso sesso, mentre una persona che appunto sente delle problematiche di identità di genere non si sente di appartenere al corpo in cui è nato oppure è nata. Quindi è importante secondo me che escano libri del genere per affrontare questa tematica. Come è suddiviso questo libro? Una prima parte è tutta la storia raccontata proprio dal protagonista, Miki, che appunto ci parla della sua infanzia, di come ha iniziato a prendere coscienza di questa sua non appartenenza al proprio corpo e di tutti i passaggi anche in una vita molto drammatica, costellata da disgrazie, episodi pesanti, molto tristi, è arrivato poi alla consapevolezza definitiva di essere uomo e si è sottoposto a tutte le procedure per il cambiamento di genere. E la seconda parte, invece, molto interessante, è scritta da Anna Paola, la giornalista, è appunto una spiegazione scientifica, sia scientifica che sociologica, che sanitaria, di questo tipo di situazione, comprese anche tutte le, diciamo, le difficoltà a livello legale che una persona che affronta un cambiamento di genere si trova ad affrontare. Quindi un libro molto informativo sull'argomento che spiega in maniera esaustiva e chiara delle cose che crediamo di sapere, ma che in realtà non sappiamo, perché veramente lo dico senza avere paura di sembrare generalista. Il nostro livello di cultura in Italia su questi argomenti è veramente basso, eccezione fatta per chi è proprio operatore di settori legati in qualche modo a queste sfere e naturalmente alle persone che da questo tipo di problematiche sono affette. Quindi vi consiglio di cuore di leggere questo libro, ripeto, Resto Umano di Anna Paola La Catena, edito da Cinaschi Edizioni. Mi pare che su YouTube qui ci sia anche qualcuno vi ha postato qualche contributo video di interviste proprio di Miki, il protagonista del libro, e ve le lascerò qui linkate nell'info box, credo, da qualche parte. Quindi, bene, credo di aver detto tutto e vi consiglio questo libro. Ci vediamo al prossimo video. Come mai sono così confusa oggi? Oddio, vabbè, ciao!